cari. Winnie, che ci fai qui? Mi stavo chiedendo la stessa cosa di te. Beh, oh, sto cercando la mia macchina fotografica. Qui non c'è. Dove potrebbe essere? È quella nel tuo bagagliaio? Eh? Ops! Cori, che ti succede? Beh, ho provato a usare l'ora del boogie boogie, ma non ha funzionato e ho avuto paura e... Già, immaginavo. Va bene avere paura. E sai, se non vuoi volare, non devi farlo per forza. Ma io voglio volare, ho solo... ho solo paura. Beh, di cosa hai paura? Beh, pensa se ci fossero così tante turbulenze da farmi staccare le ruote. Ho volato un centinaio di volte e ho ancora le mie. Oh, sì, forse hai ragione. Beh, e se mi sentissi come se... Oh, come se stessi per cadere. È a questo che serve la cintura di sicurezza. Non cadrai con quella. Oh, giusto. E se girassi così tanto da farmi venire le vertigini? Ho sempre pensato che avere le vertigini fosse divertente. E se il cielo fosse un muro e lo colpissimo? Allora potremmo attraversarlo ed esplorare lo spazio. Forte! E se le nuvole fossero di marshmallow e rimanessimo appiccicati? Le mangeremo fino a liberarci. E se aprissi la bocca e ingoiassi un insetto? Scopriremo che sapore hanno gli insetti. E se invece piovesse? Avremmo un autolavaggio gratis! Wow! Sai, penso di essere pronto per riprovarci. Davvero? È fantastico! Andiamo! Perfetto, Cory! Sei pronto a volare? Pronto! Ok, dai! Motori accesi! Buona fortuna lassù, Cory! Aspetta, in realtà avrei un'altra domanda. Sì, dimmi pure. E se avessi ancora paura? Sai, a volte quando ho paura di fare una nuova acrobazia, avere qualcuno che viene con me aiuta molto. Pensi di poter volare con me? Sarebbe un grandissimo onore. Va bene, ragazzi, allora riproviamoci. Ok, pronti, papà? Vai! Ha 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 ha!